Ore 21 in punto, 31esimo appuntamento con Velo, l'unica rubrica interamente dedicata al mondo del ciclismo. Stasera parleremo soprattutto di mondiale, quello che si sta correndo sulle strade italiane, sulle strade toscane di Firenze. Si chiudono le prove a cronometro con tante amarezze per i colori azzurri, nell'attesa che la strada, le prove su strada ci diano qualche soddisfazione in più. Ma oggi è stata presentata anche la Tirreno Adriatico 2014, che sarà come di consueto nella nostra regione. Ne parleremo ampiamente nel corso della trasmissione e poi faremo un salto ampio per parlare di mountain bike, una disciplina che soprattutto nella nostra regione avrebbe le location adattissime per potersi sviluppare come in altre regioni. Lo faremo con gli ospiti che ci hanno raggiunto in studio. Il primo che saluto e che ringrazio ovviamente è Luciano Rabottini. Ciao Luciano. Ciao, buonasera Jacopo e buonasera a tutti. E poi a partire dalla mia destra saluto Vincenzo Santoni, che ci torna a trovare. Buonasera. Grazie a voi. Ci parlerà della tappa della Tirreno Adriatico, così come farà Gaetano Gazzoni, che ritrovo. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera. E poi abbiamo detto parleremo di mountain bike, lo faremo con Moreno Agnellini, che è maestro di mountain bike per Abruzzo MTB e anche fondatore di Abruzzo Exploring. Buonasera. Allora, tanti argomenti, vi ricordo che potete interagire con noi al numero di sms 392-623-7060, eccolo il numero, questo qui, 392-623-7060, per fare considerazioni, per porre delle domande, dei quesiti, qualcosa che non vi è chiaro o qualcosa che volete dire e magari avere una risposta dagli ospiti in studio. Ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, corta, così non cambiate canale, inizia tra poco, Velo, numero 31, tra poco. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo. Taccone Bikewear. Più conveniente, naturale, è Acqua e Sapone, la più grande catena di negozi specializzati. Scoprilo anche tu, da Acqua e Sapone, la profumeria con le migliori firme della cosmesi e del trucco. Tantissimi prodotti per la cura della tua persona, tutto, ma proprio tutto per le pulizie della casa. E tanta, tanta convenienza. Acqua e Sapone, solo Acqua e Sapone. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare i pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16.
Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 30 affiliati in Abruzzo, con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza. Nei settori auto e moto, industriale e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Scopri l'affiliato Casa della Batteria più vicino a te. Chiama il numero verde 800 010797. Casa della Batteria, gli specialisti per l'energia accumulata. Sono vicini a te. Quando la passione per il ciclismo diventa un istinto, Rabottini Ciclisport è il tuo punto di riferimento nel mondo del ciclismo. Vieni a visitare la nostra sede. Troverai bici da corsa e mountain bike, Scott, Merida, Quota o da turismo come Ganna Regina, gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano e SRAM, ruote Mavic, Zip, Campagnolo, Fulcrum, abbigliamenti personalizzati, scarpe da corsa, da mountain bike e spinning, Sidi, Gaerne e Northwave, computerini e cardiofrequenzimetri Polar, occhiali Salice e caschi Selev Scott, assistenza meccanica professionale e tutto a prezzi eccezionali. Rabottini Ciclisport, via Nazionale Adriatica 63, Marina di Città Sant'Angelo, Pescara. Muscoli e sudore, tecnologia e passione. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19, dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Competizione leale, rispetto delle regole, considerazione per l'avversario. Queste non sono solo regole di sport, ma anche regole di vita. Il vero sportivo vince senza presunzione e perde senza amarezza.
Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano, in corso Umberto 32, presso la ex Monti. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare i pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manopello, via Vallone 16. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Eccoci rientrati, ancora con Velo, seconda parte e mezza, considerando anche l'anteprima. Ci state scrivendo da casa, allora leggiamoli un po' di messaggi prima di tornare alla nostra discussione. E allora apriamola anche a voi. Santoni, mica hai letto l'intervista di Zenoni? Sì, l'ho letta l'intervista di Zenoni. Zenoni in pratica dice quello che noi abbiamo detto poc'anzi. Zenoni è stato un grande maestro, un maestro dello sport. Preparatissimo, che ha ottenuto con dei grandi sacrifici e programmazione, è arrivato a un livello tale, poi di punto in bianco si vede spazzato via, perché con le nuovi presidenti o meno e ci ritroviamo in questa situazione. L'ho letta l'intervista. Ancora, chi sarebbe un CT ideale professionisti under juniores? Ciao, parto da te. Ma diciamo che su Bettini io avevo veramente, gli avevo dato molta fiducia, perché ritenevo che per le corse di un giorno, per i campionati del mondo, uno che aveva interpretato i mondiali con molta intelligenza, speravo che potesse essere uno giusto per affrontare i mondiali. Mi ha un po' deluso, però non lo critico, perché poi il suo lavoro è sempre molto complicato, perché anche il tecnico che deve fare una squadra devi rispettare gli organi federali, devi rispettare i club, devi rispettare il campione, devi rispettare un percorso, devi rispettare tutto, poi alla fine puoi anche sbagliare, capito? E poi Bettini obiettivamente è stato molto sfortunato di attraversare un momento dove grossi talenti non ce ne sono in Italia. Franco Ballerini è stato un grande tecnico, perché aveva Bettini corridore che obiettivamente aveva, che anche questo c'è da dire, perché aveva. Poi tante volte il talento sopperisce anche a delle mancanze del commissario tecnico, perché ci possono stare, parliamoci però chiaro. Ballerini era molto intelligente, perché come diceva pure Vincenzo prima, era uno che partiva da lontano, le sue squadre, le sue scommesse, aveva un dialogo quotidiano con tutti i corridori, con quei 20-25 corridori che potevano far parte di questo progetto. Era uno che aveva un'ottima visione della corsa, ma soprattutto aveva questo rapporto umano che era indiscutibile, insomma, ecco, aveva anche un saper fare con la comunicazione, con le società, i rapporti con le società, anche le società di base, non solo quelle professionistiche. Era veramente
non solo un tecnico, ma è stato un grande dirigente. Quindi Franco e forse Vincenzo lo conosceva molto, ma molto meglio per quanto riguarda il lavoro tecnico che faceva. Io lo conoscevo sotto un aspetto umano, perché c'era un'amicizia che ci legava da molto lontano. Però tecnicamente, come dirigente, mi è veramente molto piaciuto. Adesso Bettini, criticarlo diventa difficile, perché quando si va a criticare un ex campione del mondo, c'è sempre un attimo di ripensamenti. Bettini probabilmente è stato troppo campione per fare il tecnico nel ciclismo, l'avevo già detto nel recente passato. Insomma, tu dici il gregario deve far funzionare più spesso e volentieri più il cervello, perché magari il talento non è quello dei grandi campioni, quindi quando si siede in ammiraglia... Un gregario, oltre ad aver avuto le qualità atletiche, ha avuto anche le qualità mentali, perché a volte se non arrivi con le gambe... Arrivi con la testa. Il gregario devi arrivare con la testa, e quindi c'hai una visione di tutto diversa. Invece Bettini era uno che metteva il rapporto, andava davanti, cioè il campione... nella sua carriera vede le corse in un'altra maniera. E quindi prossimo futuro non lo sappiamo. Lo spettatore ti diceva, secondo te chi potrebbe essere CT ideale anche per le categorie giovanili? Ma adesso io metterei Masciarelli per i professionisti e Gini per gli under. Ragazzi, siete rimasti zitti. Sì, Masciarelli è stato un ottimo, cioè dai gregari sicuramente mi fido di più dei campioni, ecco, questa è la mia filosofia. In questi giorni si sta parlando di Bartoli, però anche Bartoli non penso che possa essere meglio di Bettini, quindi vedremo come andrà a finire questi mondiali. So che veramente Bettini ha grande intenzione di lasciare questo ruolo, e poi vedremo io, chi si proporrà. A parte la battuta di prima, ci vedrei bene un Cipollini alla nazionale, perché è una persona intelligente e perlomeno ha un'immagine come personaggio, è un innovatore e è un trascinatore, avendolo conosciuto. Però qualcuno l'ha voluto attaccare nel passato in un giorno soltanto, perché c'è stato un giorno di attacco sulla Gazzetta, poi è tutto finito. Però per me sarebbe la persona che riporterebbe entusiasmo in un ambiente che si sta sempre mano a mano spegnendo, come adesso siamo al lumicino. Penso che dopo questo mondiale il lumicino sia spento. Altri messaggi. Più che la nazionale italiana mi sembra quella toscana, sono tutti di loro, partire dallo staff, ai corridori, ai tecnici. E questo un po' è vero, lo chiedo a Vincenzo Santoni, nel senso che soprattutto in una regione come la nostra, ma anche immagino nelle Marche, dove il ciclismo è quasi pane quotidiano, si sente un po' questa ombra lunga della Toscana, nemmeno insomma nascessero tutti lì i fenomeni. Noi non possiamo dire niente, noi un corridore lo abbiamo Scarponi. No, però questo è a livello generale, non soffermiamoci magari sulla nazionale, nazionale, perché effettivamente... Diciamo però, dobbiamo anche essere obiettivi, che il movimento toscano è superiore al nostro, dobbiamo toglierci anche di cappello che sono riusciti a portare anche il mondiale a Firenze, e credo che sia una cartolina. Io ho visto l'immagine a Solecronopolo quando... Si arriva dentro Firenze, che credo sarà uno spettacolo bellissimo per tutto il mondo. Sì, vabbè, quello è il merito di Firenze. Poi dopo corridori toscani, tecnici toscani, io prima ho fatto una battuta, ho detto un tecnico toscano per gli Under 23. Certamente noi... Perlomeno guardarlo dall'esterno ci sia un po', insomma... una leggerissima sudditanza. Ma certamente, ma io... Verso, insomma... Cioè, quando... Si corre in tutte le parti del mondo, e giustamente da casa, e molti,
e non, e mi permetto di dire anche io sono di questo avviso, ma non è che il ciclismo l'hanno inventato in Toscana, ci mancherebbe. Certamente, ma noi siamo, noi da questa, dalla sponda adriatica, siamo stati sempre penalizzati, anche noi come corridori, Luciano lo può testimoniare, quando lui è passato professionista ha dovuto lottare, sudare e a volte anche subire, credo. Non per niente quando è nata la squadra Cantina Tollo è nata proprio su questo spirito, proprio contro il monopolio delle squadre professionistiche del nord e della Toscana, cosa che noi tutti i ragazzi del centro Italia, delle Marche, dell'Abruzzo, ottimi corridori che non riuscivano a trovare lo sbocco nelle squadre professionistiche perché eravamo un po' visti come i terroncelli qua. Esatto. Altri messaggi. Santoni, la ricetta per uscire dalla crisi è per avere meno Continental. Ce la segniamo, risponde tra poco. Andiamo avanti, li leggiamo tutti. Ciao Luciano, sono Scafa. Volevo ricordarti di fare un omaggio a Chiara Ciuffini dell'Aquila, che domenica si è laureata campionessa nel mondo nella categoria 16-29 a Trento con il miglior tempo assoluto delle donne in gara. Grazie, un abbraccio. E noi ovviamente ci uniamo ai complimenti a Chiara Ciuffini dell'Aquila. Sì, saluto Chiara, complimenti a Chiara e saluto soprattutto Scafa, Antonio Scafa, che è un dirigente del ciclismo aquilano, che lo saluto molto volentieri. Un altro messaggio e basta. Perché non diamo una chance al mitico Davide Cassani? Io penso che lo merita sotto tutti i punti di vista ed è ipercompetente, saggio, umile e sa parlare negli occhi ai corridori con l'immensa esperienza e umanità, dice Andrea da Chieti Scalo, che salutiamo perché ci segue sempre. È un nome un po' provocatorio, Luciano, ma poi neppure tanto. Perché chiaro che l'occhio clinico sicuramente c'è. È stato un gregario, quindi non un campione. È praticamente vive quotidianamente il mondo del ciclismo. È un uomo che già da tempo si fa il nome di Davide, perché effettivamente, do ragione al telespettatore, è un ragazzo intelligente e ha una visione di gara molto attenta, anche se obiettivamente gli consiglio di rimanere in Rai, che guadagna molto ma molto molto di più. Quindi consigli per Davide Cassani, rimani consigli dove sei. Per gli acquisti. Esatto, consigli per gli acquisti. A proposito, ovviamente parliamo un po', torniamo un po' al mondiale, no? Perché sì, siamo a pochi giorni, a 3 giorni dal mondiale, come ci piace fare sempre, perché poi giovedì prossimo noi dobbiamo vedere chi ci ha preso e chi ci è andato lontano, chi ci è andato proprio lontanissimo. Dai pronostici facciamo un po' il gioco dei pronostici. Luciano, ti tengo per ultimo e parto con Vincenzo Santoni. Il pronostico? Ma per me, io penso... Il pronostico, il vincitore e magari io anche la sorpresa. Dai. Ne posso dire 5 di corridori, ne dico 5, guarda. Gilbert, Sagan, Cancellara, Rodriguez e Scarponi, questi sono i miei 5. Tutti deboli. Scherzo. E la sorpresa è Scarponi. La sorpresa è Scarponi, che può arrivare, può essere un protagonista per me. Volevo chiedere a Gazzoli. Questa la sente di un uomo solo Scarponi. Dove solo Scarponi. Conoscendo il ragazzo di Filottrano, sicuramente ha fatto una grande vuelta, sicuramente una grande gamba. Io penso che non so che ruolo gli dà, speriamo lo fa entrare sulle fughe, ma non dovrebbe essere le fughe iniziali, speriamo che sia le fughe gli ultimi 80 chilometri, se entra su una fuga di quella, penso che Scarponi sarà l'uomo adatto per dare un tocco di grazia a questa nazionale. Ha la mentalità anche un po' per uscire dagli schemi disegnati la mattina. L'età stessa è un corridore che si sa programmare, quando si programma vedo che i risultati gli viene. Si programmava per vincere la tappa a Chieti, l'ha vinta tutte e tre agli anni. Mi sembra che quando si programma Scarponi, però contro la il fisico glielo dà. Penso che sarà. Io punto su Scarponi e basta. Guarda, tu te la senti di fare un Ma io, continuiamo a tifare azzurro, visto che finora per le cronometro non è stato possibile farlo, e quindi con Scarponi mi trovate pienamente d'accordo
in questa sorpresa, come i nostri amici volevano far intendere all'inizio. Kolobrev. Kolobrev, Aleksandr Kolobrev, lo ribadiamo anche il corridore di Sandoni, il corridore di Sandoni. Ho fatto passare professionista io. Lui io tre settimane fa. Due settimane fa. Vince il mondiale Kolobrev. Si sono messi a ridere tutti, non vincerà il mondiale Kolobrev. È stato sempre un protagonista al mondiale e alle Olimpiadi, sempre. E che tipo di corridore è? Ha la stoffa per essere... Non dico la sorpresa, perché poi non sarebbe poi una grandissima sorpresa dovesse vincere Kolobrev. Parliamoci chiaro. Non credo che possa essere arrivare alla vittoria. Ha avuto, è stato protagonista di diversi mondiali, parecchi piazzamenti, anche le Olimpiadi, ma non credo che possa arrivare alla vittoria. Ne sarei contento perché è un bravissimo ragazzo, è un professionista serio. Tra le sorprese io, che prima non ho detto, metto Wiggins. Ah, Wiggins. Per me Wiggins sarà una sorpresa questo mondiale, ne sono convinto. E allora secondo te perché è favorito? O magari ti vuoi giocare anche un'altra carta stasera? No, diciamo che noi già in passato avevamo detto che questo mondiale partono come grandi favoriti, Sagan, Cancellare, Gilbert. Queste sono le tre stelle di questo mondiale, anche se io ho sottolineato la settimana scorsa che la Spagna sarà la squadra che dominerà questo e controllerà la corsa. Non so se lo controllerà, però sarà la squadra che negli ultimi 3-4 giri sarà protagonista di questo mondiale. Per quanto riguarda Nibali, sono d'accordo con Vincenzo che dice che è troppo scarico per affrontare un mondiale di vertice, anche se Nibali in questa stagione ci ha sempre un po' sorpresi, ci ha sorpresi nella vittoria della Tirreno, poi ci ha sorpreso nella vittoria del Giro d'Italia, e quindi è stato un uomo di sorprese. Noi ce l'auguriamo fino all'ultimo che ci possa regalare veramente una magia mondiale. Per quanto riguarda la squadra generale, la sorpresa di questa nazionale potrebbe essere Santoromita, un ragazzo che ha vinto un campionato italiano, ha fatto una vuelta veramente eccezionale, è andato forte 3-4 tappe, potrebbe essere il Ballan dell'ultimo mondiale, capito? La sorpresa, il colpo di fortuna e tutto. Quello che magari le altre nazionali magari non marcano, per dirne una. Non ci tengono d'occhio. Anche quella dose di fortuna che ti esalta. Poi sono d'accordo che abbiamo uno Scarponi in grande condizione, da Scarponi ci auguriamo che la sua prova sia veramente positiva, e secondo me Visconti potrebbe essere competitivo anche per un podio, visto e considerato che lo danno, come specialmente negli ultimi allenamenti, in grande condizione, ed è un corridore adattissimo a queste caratteristiche di questo mondiale. Quindi noi ci auguriamo comunque che si possa vivere una grande giornata di sport, di festa intorno a questo sport, e naturalmente sperando che gli azzurri ci possano anche regalare una giornata di gloria. Sì, ovviamente noi facciamo il tifo per gli azzurri, però prima tu parlavi delle tre stelle, io non oso immaginare, nel caso non dovessero vincere gli italiani, speriamo di no, speriamo che la vittoria sia azzurra, ma nel caso non dovesse vincere Peter Sagan, non oso immaginare il festeggiamento. Saremo curiosi di sapere come festeggerà, perché dopo la palpata sul podio, dopo l'impennata sul traguardo, se vince il mondiale davvero, davvero ci farà ammazzare dalle risate. A proposito di Toscana, indovinate dove è stata presentata la Tirreno Adriatico e da dove sono reduci Vincenzo Santoni e Gaetano Gazzoli. Tirreno Adriatico 2014 proprio dalla Toscana, sono reduci proprio dalla trasferta oggi, siete proprio rientrati adesso, perché ci saranno delle tappe che riguarderanno proprio la nostra regione, in particolare quella che da Amatrice va a Bucchianico. È chiaro che è una Tirreno Adriatico molto interessante, che aprirà la stagione 2014.
Vogliamo parlare nel dettaglio? Da Amatrice a Guardia Grele, chiedo scusa. Poi il giorno dopo partenza da Bucchianico. Da Bucchianico, errore tutto mio. Vogliamo parlare un po' di questa tappa, ma in generale del percorso. Ma guarda, già è qualcosa di positivo, che significa che il ciclismo sta cambiando, perché incomincia ad esserci una programmazione, perché il fatto che si è presentata una Tirreno Adriatico 10 mesi prima, incomincia la famosa programmazione, incomincia ad attuarsi, perché un conto è presentare la Tirreno Adriatico 20 giorni prima, un conto è presentarlo un mese prima. Meglio per gli organizzatori di serie di tappa, perché si ha il tempo. Già da domani o dopodomani i giornali parleranno delle serie di tappa e ci si programma nella possibilità meno di contattare sponsor e persone che possono, visto che i bilanci si fanno nel fine anno, qualcuno che possa investire negli arrivi di tappa. Qui in Abruzzo voi ne avete, mi sembra, uno a Guardia Grele, con la partenza a Bucchianico, e noi a Porto Sant'Elpidio abbiamo la Bucchianico Porto Sant'Elpidio, che è di 200 km, non dura come l'anno passato, ma bensì per velocisti quest'anno. Quindi cambio rispetto all'anno scorso? Cambio totalmente, poi rispettiamo sempre con l'amico Gaetano, ci sarà sempre il passaggio per Capodarco davanti al monumento di Casartelli, ci saranno 3 giri finali tutti pianeggianti dentro Porto Sant'Elpidio. Porto Sant'Elpidio, che da 3 anni vive il grande ciclismo grazie agli sponsor calzaturieri, perché noi prettamente le aziende a Porto Sant'Elpidio producono scarpe moda da donna, tutto quello, il 90% della produzione scarpa donna avviene a Porto Sant'Elpidio, grazie all'amministrazione che crede nello sport e ciclismo come veicolo trainante della promozione della città di Porto Sant'Elpidio. E grazie a tutti i tifosi che sono sempre presenti all'arrivo, che creano quell'entusiasmo tale che ogni anno si va avanti. Siamo anche candidati per il 2016 per la partenza del Giro d'Italia nel comprensorio fermano. Per la partenza, che sarebbe una cosa storica, perché non è mai partito dal centro d'Italia. Assolutamente. Volevo chiedere a Gaetano Gazzoli, insomma, ci sarà un'anteprima, che anteprima per Capodarco l'anno prossimo, insomma. Passa la Tirreno Adriatico, attesa che a Ferragosto può invinare, quest'anno passa in finale prima di entrare nel circuito finale di Porto Sant'Elpidio, ci sarà la sedia di Capodarco, come Vincenzo ha cercato di inserire dentro insieme a Dall'Occhio e qualcun altro della Gazzetta. Mi fa molto piacere, perché quando passa il ciclismo a Capodarco c'è una bella atmosfera, c'è molte persone ad assistere il passaggio. E penso che mi fa piacere a noi, e grazie al Gran Premio di Capodarco, che si svolge il 6 agosto, dà la possibilità anche alla Tirreno Adriatico di passare a Capodarco. Io volevo chiedere, sì, poi Luciano ti faccio intervenire, volevo chiedere a Vincenzo Santoni se oramai questa corsa, la Tirreno Adriatico, nonostante sia di 7 tappe, sia diventata, diciamo, veramente di caratura internazionale, come forse in passato magari non lo era a questi livelli, o sbaglio? Guarda, oggi un giornalista, non faccio nomi perché gli ho detto che era cretino, ha detto che la Tirreno resta da preparazione per la Sanremo. Allora, il podio della Tirreno Adriatico 2013 è primo Nibali, secondo Froome, terzo Contador. Allora, ditemi voi quale gara negli ultimi anni ha avuto questo podio. Significa che i corridori di più o meno il tour, ma nemmeno. I corridori di spessore mondiale, tra i più forti, vengono a questa gara onorandola fino alla fine, senza pensare alla Milano-Sanremo. Basta pensare che Contador poi nemmeno ha fatto la Milano-Sanremo. Questo anche perché, facendo parte del World Tour, oggi le squadre hanno bisogno di avere quei punteggi per far sì che siano che restano nella classifica delle squadre, chiamiamole World Tour. Eccolo qua il podio di San Benedetto del Tronto. No, ho finito. Ah, ok. No, volevo fare una domanda a Vincenzo, nel senso, l'anno scorso la tua tappa è stata la tappa decisiva della Tirreno Adriatico, una tappa durissima, dura. Probabilmente sei stato aiutato anche da una giornata con un po' di pioggia che ha condizionato l'aspetto tecnico di questa tappa, però una tappa veramente bella e interessante. Quest'anno, invece, il prossimo anno fai una tappa
quasi pianeggiante, quindi hai favorito i velocisti. Questo cambio di percorso netto e totale è stato dovuto dalla Gazzetta oppure è stata una tua filosofia? No, perché mi piace, il ciclismo è uno spettacolo, è giusto che un anno sia per determinati corridori, un altro sia per altri. Porto Santo Pio poi è una storia che nel 92 col Giro d'Italia vinse Cipollini. Ci sono stati altri arrivi di tappa nel 90, nel 90, 91, sempre con la vittoria di Cipollini, con la vittoria di, mi sembra, di Schibbi. Cioè piace lo spettacolo, il ciclismo ha fatto di gente che va in salita, passisti, scalatori, ma ha fatto anche di velocisti. E vedere una bella volata in questo momento con Cavendish e Greipel, il tedesco che va per la maggiore adesso, che mi sfugge il nome, Kittel. Marcel Kittel, Sperando che venga alla Tirreno, sarà un grosso spettacolo. Noi abbiamo un lungomare, un rettilineo d'arrivo di più di un chilometro e sicuramente sarà uno spettacolo enorme, una carica di adrenalina forte. Va bene, va bene. Allora, ci fermiamo per l'ultima volta questa sera, poi rientriamo, concludiamo il discorso sulla Tirreno Adriatico e poi parliamo di mountain bike. A tra poco. Anche perché... Quando la passione per il ciclismo diventa un istinto, Rabottini Cicli Sport è il tuo punto di riferimento nel mondo del ciclismo. Vieni a visitare la nostra sede. Troverai bici da corsa e mountain bike, Scott, Merida, Quota o da turismo come Ganna Regina, gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano e SRAM, ruote Mavic, Zip, Campagnolo, Fulcrum, abbigliamenti personalizzati, scarpe da corsa, da mountain bike e spinning, Sidi, Gaerne e Northwave. Computerini e cardiofrequenzimetri Polar, occhiali Salice e caschi Selev Scott. Assistenza meccanica professionale e tutto a prezzi eccezionali. Rabottini Cicli Sport, Via Nazionale Adriatica 63, Marina di Città Sant'Angelo, Pescara. Muscoli e sudore, tecnologia e passione. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato, nel punto vendita di Chieti, abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group. Leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Da oggi, Casa della Batteria la trovi in oltre 30 affiliati in Abruzzo, con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza. Nei settori auto e moto, industriale e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Scopri l'affiliato Casa della Batteria più vicino a te. Chiama il numero verde 800 010797. 97. Casa della Batteria, gli specialisti per l'energia accumulata. Sono vicini a te. Più conveniente, naturale, è Acqua e Sapone, la più grande catena di negozi specializzati. Scoprilo anche tu, da Acqua e Sapone, la profumeria con le migliori firme della cosmesi e del trucco. Tantissimi prodotti per la cura della tua persona, tutto, ma proprio tutto per le pulizie della casa. E tanta, tanta convenienza. Acqua e Sapone, solo Acqua e Sapone. Competizione leale, rispetto delle regole, considerazione per l'avversario. Queste non sono solo regole di sport, ma anche regole di vita. Il vero sportivo vince senza presunzione e perde senza amarezza. Traps.
Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo. Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano, in corso Umberto 32, presso la ex Monti. Eccoci, ultima parte di Velo per questa sera. Stiamo parlando di Tirreno Adriatico 2014, ovviamente, che parte Vincenzo Santoni quando? La Tirreno Adriatico, allora a Porto Sant'Elpidio, la tappa è il 12 marzo. Dovrebbe essere il 12 marzo. Per concludersi il 18. 18 a San Benedetto del Tronto. Con la cronometro finale. Con la cronometro finale. Una cronometro a San Benedetto del Tronto e una cronometro in partenza. Un cronoprologo a squadre. Esatto, un cronoprologo a squadre e la cronometro finale. Sono un po' troppe le cronometro. Ma per 7 tappe, 2 cronometro. Anche se sono diverse. La cronometro a squadre credo che gli sia. È un primo test in vista poi delle cronometro che ci sono al Giro d'Italia o al Tour de France. Poi di 16 km obiettivamente. Ecco, diciamo che è un primo test delle squadre che fa anche per provare a sondare i materiali, okay. Tutto quanto. La cronometro di San Benedetto, pure una cronometro molto breve. 9 km 200. Credo che sia anche più spettacolare la cronometro di San Benedetto che non quel classico circuito che c'era negli anni passati, che era insignificante sia ai sensi della classifica sia dello spettacolo. Quindi potrebbe fare classifica l'ultima cronometro? Oppure in questa Tirreno Adriatico secondo me è decisiva, in questa Tirreno Adriatico, nella Tirreno Adriatico del 2013, la passata, non perché c'era la tappa di Porto Sant'Elpidio che era durissima, nonostante ciò i giornali continuavano a dire che i giochi erano fatti, ma io sapevo che i giochi si facevano a Porto Sant'Elpidio. Questo pure è un altro problema che la stampa oggi scrive senza documentarsi, senza sapere, senza magari scrivere su un corridore, elogia un corridore o non elogia un altro, senza conoscere a fondo sia i percorsi e sia gli atleti. Dunque la Tirreno Adriatico 2014 investirà la nostra regione con l'arrivo a Guardia Grele. Luciano, che tappa invece ti aspetti, quella di Guardia Grele? Ma in questa tappa ho visto le altimetrie, ci sarà Passo Lanciano di nuovo, quindi sarà interessante anche valutare una salita impegnativa come Passo Lanciano. E questo arrivo inedito su una cittadina che... Guardia Grele, ci sono stati passaggi del Giro d'Italia e di manifestazioni importanti del ciclismo, però un arrivo di tappa a Guardia Grele io perlomeno non me lo ricordo, quindi sarà una grande festa per questa comunità. Ho già detto che a Guardia Grele c'è l'ultimo chilometro 23% l'arrivo. Sì, c'è uno strappo finale che io obiettivamente non conosco e verremo sicuramente a capire quale sarà perfettamente... E gli ultimi chilometri di questa tappa e poi il giorno dopo si partirà da Bucchianico, una città molto interessante per il turismo locale, e sia Bucchianico che Guardia Grele secondo me rappresentano due novità per il nostro ambiente e questo grazie anche all'interessamento di Maurizio Formichetti, che è il personaggio principe per quanto riguarda i rapporti con RCS, e come sempre lui riesce sempre a inventarsi qualcosa di positivo intorno a questo nostro ambiente.
Senza aspettare la la Tirreno 2014, Vincenzo Santoni, ci sarà ad ottobre una gran fondo proprio a Porto Sant'Elpidio. Possiamo vedere anche il sito web di riferimento, che è www.granfondocittadisantelpidio.it. Eccolo qua. Gran fondo città di Porto Sant'Elpidio. Di Porto Sant'Elpidio. Sì, il 20 organizziamo una gran fondo, è la prima che si organizza a Porto Sant'Elpidio, toccherà 19 comuni, è in collaborazione con tutti i 19 comuni del Fermano. Si è voluto questa gran fondo per promuovere proprio il nostro territorio, non solo diciamo ciclismo professionistico che arriva di un giorno e scompare, ma bensì creare una gran fondo che possa portare migliaia di persone. Adesso per noi il primo anno sicuramente la partecipazione sarà ristretta, però portare quelle persone, far conoscere il nostro territorio per aiutare l'economia turistica del nostro territorio, che è basata sia nel commercio della calzatura sia nell'assetto turistico balneare. Volevo fare una domanda a Vincenzo. Vincenzo è stato uno che ha fatto delle grandissime squadre professionistiche nel recente passato, lo ricordiamo, il dirigente dell'Acque Sapone, sì, vincitore di una Sanremo, vincitore di un mondiale con Mario Cipollini. E oggi ti scopri organizzatore, come mai questa nuova filosofia? Dice, di andarci oppure, oppure è solo un piccolo ripensamento prima di ripartire con progetti? Io nasco come organizzatore, perché mi è sempre piaciuto organizzare. Io dopo aver smesso di gareggiare a 22 anni, ho organizzato un convegno, mi ricordo nel 1989, dove nasce il ciclismo, con delle presenze importantissime come primo approccio al ritorno al ciclismo. Mi ricordo che c'era Mioli come giornalista, Alfredo Martini, Francesco Moser, Giorgio Martino, Adriano De Zà, tutti i grandi personaggi del ciclismo. E da lì poi ho cominciato a organizzare la Tirreno Adriatico, il Giro d'Italia nel 92, nel 90 la tappa Tirreno Adriatico, momenti proprio per noi storici a Porto Sant'Elpidio, che se io un giorno in trasmissione portassi le fotografie di una tappa della Tirreno Adriatico che si faceva la salita il muro della Corva, dite: ma dove ci troviamo qua? Cioè la questura era impaurita e pensava che i corridori non potessero passare, che ci sarà state 50.000 persone, cioè eventi che quei tempi erano storici. Poi dopo, da questi successi a livello organizzativo, la voglia di fare una squadra, c'era un corridore qui di Renzo, con l'Autolelli abbiamo fatto una squadra proprio di Renzo, una squadra dilettantistica, e da lì c'è stato poi il passaggio a professionismo, perché proprio un corridore che aveva vinto 12-13 gare, proprio ritornando al discorso di prima, noi Terroncelli, nessuno voleva tra i professionisti. Allora io dissi: Marco, stai tranquillo, la squadra la facciamo noi. E ci siamo messi sotto qui insieme a Stefano Giuliani qua in Abruzzo e abbiamo fatto la squadra con la Cantina Tollo, che ringrazio ancora adesso il presidente, che è stato un grande uomo ed è un grande uomo, Tommaso Perantuono. Peccato che non è più presidente, che l'età l'ha condannato ad andare in pensione, diciamo. Però sono stati anni bellissimi, dove il ciclismo professionistico era un qualcosa di entusiasmava la gente. Oggi invece vedo che non c'è più quell'entusiasmo di una volta. E mi è sempre piaciuto organizzare, e poi organizzare per il proprio territorio, promuovere il proprio territorio, ti porta a contatto con le realtà economiche locali, che cosa che una squadra invece non ti porta a scollegarti, perché sei sempre fuori dal tuo comprensorio. Io per 10 anni, 15 anni, alla fine non conoscevo più nessuno nel mio paese, nella mia città. Vabbè, allora in bocca al lupo per il prossimo 20 ottobre, ovviamente poi di Tirreno Adriatico 2014 continua. Due parole per una grande gran fondo, aperta un po' a tutti, 110 km, non è dura, gli ultimi 30-40 km tutta pianeggiante, cioè invitiamo a tutti gli amici dell'Abruzzo e chi ci segue di voler partecipare, perché la volevamo chiudere questa stagione con una bella festa. Poi una settimana dopo c'è il Callarone, quello che organizza Torrano Nuovo. Penso che
i corridori sono, hanno una bella gamba, insomma, Sanderpedio, poi a Torano, per chiudere la stagione. Io la vogliamo perché non abbiamo detto che la collaborazione insieme con il Gran Premio Capodarco, con la comunità di Capodarco, cioè il nostro è un territorio, perché Capodarco, forse più, siamo a 6 km, è un territorio dove il ciclismo è lo sport primario. E siete molto uniti, molto... Molto, molto, molto uniti, e a volte ci si arrabbia pure, però... Sì, tre volte, cioè, se non Medano, per noi, anche per te, penso che... Sì. È un padre, voglio dire, no? Per tutte le radiocroniche che ci ha fatto. Che... È come Umberto Di Giuseppe per il ciclismo abruzzese. Come Umberto, che salutiamo Umberto, grande persona del ciclismo, grande uomo. Va bene, va bene. Allora, tutti a venire, tutti a partecipare con una grande festa. Voglio, una bella fare alcuni, voglio dare alcuni numeri per questa Gran Fondo. Sì. Non sappiamo, rapidamente, perché dobbiamo. Rapidamente, non sappiamo i partecipanti, ma però abbiamo già 2000 bottiglie di vino. Abbiamo già 500 kg di pasta, abbiamo già 600 kg di calamaretti, abbiamo già... Però se Vincenzo Santoni dice così ci prenotiamo anche noi. Perché sarà una... Perché noi vogliamo sì che, cioè, no, che ci sia la Gran Fondo, ma che sia una festa ci poi nel pomeriggio. Anche noi. Festa. Grazie. Speriamo che sia una bella festa. Porto Sant'Elpidio il prossimo 20 ottobre, che non perdete la Gran Fondo. Parliamo adesso nella... parte finale di questa trasmissione, ve l'avevamo promesso, di mountain bike. Lo facciamo con Moreno Agnellini, che è maestro di mountain bike, e sì, poi Moreno, tu sei anche fondatore dell'Abruzzo Exploring, ma diciamo che vivi il mondo della mountain bike veramente a 360 gradi. Luciano sta sfogliando adesso un libro che è una specie di guida MTB in Abruzzo di Attilio Treppiedi. Esatto. Tra un po' inquadreremo 25 itinerari per seguire i sentieri della nostra regione. Insomma, come sta il mondo della mountain bike qui da noi? Beh, innanzitutto ringrazio Luciano per averci ospitato e dare quindi la possibilità di parlare della mountain bike anche sotto questa veste, che non è sicuramente nuova, ma è sicuramente poco discussa e dibattuta, quindi veramente molto, molto grazie Luciano, molte grazie Luciano per questa possibilità. A 360 gradi sì, perché Abruzzo Exploring nasce da una costola di Abruzzo MTB, che è attualmente una scuola di ciclismo riconosciuta dalla Federazione Ciclistica Italiana con sede a Penne, all'interno del quale abbiamo anche un bike park dove le persone, i ragazzini e quindi tutte le fasce giovanili possono sviluppare tutte quelle qualità e quelle competenze che prima si dicevano che i giovani debbono comunque avere per poter fare del ciclismo uno sport, una professione importante. Per quanto riguarda Abruzzo Exploring, noi abbiamo separato l'aspetto agonistico della mountain bike a favore dell'escursionismo e del cicloturismo. Sono due cose abbastanza simili tra di loro, ma che hanno, sono su due piani sostanzialmente. L'escursionismo lo facciamo con delle persone che si segnano all'interno dell'associazione e quindi possono usufruire di tutta una serie di, chiamiamoli, servizi, ma sono delle escursioni e delle sedute di allenamento che si fanno mensilmente e settimanalmente. Le immagini che vanno, per esempio, testimoniano una gran bella escursione, i laghi di Pilato sul Vettore, quindi questo ci porta anche ad andare fuori dalla nostra regione. E, come abbiamo detto, Abruzzo Exploring si occupa anche di cicloturismo con un nuovo progetto, che ci vede collaborare con un'altra associazione che si chiama Adria Cycle di Andrea Cesarini, che saluto e penso che ci stia seguendo, che appunto questo progetto vede come obiettivo quello di veicolare a livello internazionale quelle che sono le risorse della nostra regione sotto il profilo della cicloescursione. Quindi abbiamo dei contatti con i tour operator, quelli stranieri e quelli europei, quindi quella anche extraeuropeo, e abbiamo avuto anche la partecipazione alla fiera in Germania per poter prendere questi contatti. Senti, io ti volevo fare una domanda, ed è questa, perché quando spesso parliamo di mountain bike, ma non solo, discipline che sono affini a quelle del ciclismo, tra le altre cose bellissime, guardate che paesaggi,
Sembra che soprattutto voi che siete i protagonisti, quelli che si danno un po' più da fare, siate quelli che non solo portano avanti il movimento, quelli che magari accendono anche la scintilla alle varie istituzioni, alle varie organizzazioni, è vero o no? Sì, allora, questo è proprio il problema che noi, non solo Abruzzo Esploring, cioè, dobbiamo tutto dire... Tutto parte dall'iniziativa dell'appassionato, ecco, mettiamo degli appassionati. In Abruzzo c'è una grande risorsa, ci sono molte associazioni, ci sono persone che Luciano ha avuto ospiti qua dentro di altre associazioni che oltre ad organizzare delle gare organizzano, diciamo, questo genere di escursioni, chi più e chi meno. Ci troviamo di fronte però ad avere scarso interesse nei confronti delle istituzioni, loro hanno scarso interesse, non si capisce bene come, perché noi con queste attività veicoliamo un numero nutrito di persone nei nostri territori e quindi anche per, noi abbiamo fatto vedere prima, hai presentato e presenteremo più tardi la guida. Che cos'è una guida? La guida è fondamentalmente una raccolta di tutte le escursioni, diciamo, di tutte le cose più belle che ci sono nella nostra regione, messe su un libro. Abbiamo fatto, Attilio ha fatto un'opera mirabilissima, insomma, perché ha tracciato 25 itinerari, però questi itinerari, se non supportati a livello fisico, sul terreno, sul territorio, dalla segnaletica facilmente riconoscibile, uguale, e da una sentieristica che permette la fruizione del bike, la fruizione di quel territorio, noi andiamo a fare ben poco per il nostro territorio. Quindi ecco, questo spero sia anche un momento in cui qualche amministrazione possa, diciamo, prendere spunto per cercare di fare qualcosa di più incisivo nel proprio territorio. Si parla sempre della pista ciclabile, che ha un costo, che ha una sua valenza, che ha una sua struttura, si parla sempre meno di una gestione del territorio che potrebbe essere utilizzata dalla mountain bike o da altri sport, che non ha una spesa, che non supporta una spesa importante come la creazione ex novo. Scusa, allora che cosa... Moreno, che cosa servirebbe? Servirebbe da parte delle istituzioni, delle associazioni, servirebbe un tavolo per incontrarsi e veramente anche con l'Abruzzo e la regione dei parchi. Noi nei parchi siamo ospiti, noi nei parchi andiamo a vedere le meraviglie dei parchi, però spesso ci troviamo di fronte alle cose che dicevo prima, a questa impossibilità di capire bene dove andiamo, di capire bene come uscire indenni certe volte da certe situazioni che riguardano la sentieristica. Ecco, fare un incontro per capire bene come è possibile strutturare sul territorio una segnaletica e una sentieristica aiuterebbe il movimento nel suo complesso. Moreno, sono anche delle foto che tra un po' vedremo proprio. Che se riguarda... penso sì, alle foto che dovremo vedere proprio si riferiscono ad uno dei territori che credo più belli della nostra regione. Invece siamo passati, diciamo, a questo appuntamento del 6 ottobre. Nella nostra associazione non solo ci occupiamo di mountain bike, ma di solito cerchiamo di utilizzare anche la mountain bike come avvicinamento alla montagna per poi fare altri sport, per esempio il trekking o addirittura l'arrampicata, cioè all'interno di una escursione in mountain bike, come abbiamo fatto quest'estate, abbiamo fatto un avvicinamento verso le nostre montagne in mountain bike, poi l'abbiamo lasciata ad un rifugio, abbiamo iniziato a fare del trekking verso la montagna per poi sostare lì e scendere il giorno dopo riprendendo le nostre mountain bike. Quindi questo spirito di avvicinamento, tra virgolette, compatibile con la montagna, senza spostarsi con le macchine, diventa anch'esso un momento importante. Moreno, per chi volesse partecipare alle vostre bellissime escursioni, cosa deve fare e allora, chi deve contattare? È semplice. Basta contattare e cercare il Abruzzo Exploring su Facebook oppure il nostro blog su Google, eccolo qua, la nostra pagina Facebook, iscriversi, poi
contattandoci semplicemente con una mail oppure scrivendosi sotto ai post che mettiamo in bacheca, e iniziare a, diciamo, a partecipare di volta in volta alle nostre attività. Quello che mi preme anche ricordare è che molte persone spesso non utilizzano la mountain bike perché hanno, hanno dei pensieri distorti anche sotto il profilo: ma quale mezzo devo usare per poter andare in montagna? Ci vuole una specifica bicicletta. Allora, diciamo che per le prime attività noi possiamo andare in montagna con un mezzo ben gestito, ben tenuto, e soprattutto diciamo ai nostri soci, quindi a quelli che poi si iscrivono, facciamo fare loro un percorso di avviamento iniziale per poi andare anche in quelle strutture, in quei bike park di cui parlavamo prima, per specializzare e quindi capire bene cosa c'è sotto la conduzione della mountain bike, perché non è esattamente la stessa cosa passeggiare in bici da strada su un sentiero di montagna. Luciano, avevi qualche altra curiosità riguardo la mountain bike, che è un settore che noi abbiamo, di cui abbiamo parlato spesso. Sì, abbiamo parlato. Soprattutto... Che forse non ha avuto, prima io di vedere per esempio questo libro, una non ha avuto una razionalizzazione proprio su carta dell'attività che si può fare anche da soli, sostanzialmente. Anche da soli, certo, anche da soli, ma soprattutto è bene ricordare la presenza di molti bike park nella nostra regione, dove si pratica il downhill, per esempio. Vengono organizzate delle gare, le ultime gare a Villa Celiera, l'ultima gara a Villa Celiera, quindi di downhill. Diciamo le gare di cross country ne vengono organizzate tantissime. L'ultima gara che ricordo in ordine cronologico è quella di Bucchianico, l'abbiamo citato prima, quindi ai piedi insomma della Maiella. Ecco, diciamo che secondo me toccherebbe rivedere anche a livello politico ed amministrativo questa quando dici politico e amministrativo, sì. Noi siamo stati testimoni a volte nelle nostre puntate di Velò di avere anche politici, addirittura Carlo Masci, che aveva voglia di lanciare progetti mirati soprattutto al mountain bike, dove poi ci si poteva guadagnare turismo, ci si poteva guadagnare in visibilità sui percorsi. Cioè, il problema strano che però poi alla fine le classi politiche si tirano un po' indietro. Io mi sono chiesto anch'io la stessa cosa. Il problema è che o non vedono delle possibilità di sviluppo economico sotto con questa attività, oppure non sanno come iniziare un discorso, iniziare una programmazione. Prima abbiamo usato, sì, non a caso questo termine di programmare. Beh, chi politico deve programmare il proprio territorio? Io ti porto un esempio tangibile. Il 6 siamo in un territorio dove io nelle 4 domeniche trascorse ho organizzato delle uscite all'interno delle quali noi abbiamo condotto un'escursione, sempre la stessa, abbiamo portato in quel territorio forse 30 persone. Queste 30 persone che non conoscevano né questo percorso né questo territorio, pur essendo della zona, sotto questo punto di vista, sotto questo profilo, hanno poi utilizzato delle strutture presenti sul territorio, e quindi noi siamo diventati una risorsa, certo, per quella struttura. Quella struttura, quindi senza fare né nomi né pubblicità, quella struttura dice: io in questo territorio ho difficoltà a dire alle persone che vengono che cosa si può fare, che cosa non si può fare, perché manca quello che dicevo prima, manca la possibilità di andare in autonomia a conoscere questo territorio. Quindi io penso che il politico debba iniziare una collaborazione con le associazioni presenti nel nostro territorio, ma tutte senza fare dei distinguo, perché ognuno organizza delle cose, ognuno conosce perfettamente le cose che pratica e che fa, e quindi noi dovremmo rappresentare per il politico e l'amministratore una risorsa. Una risorsa. Moreno, allora ti chiedo, perché hai anche tu il counter e quindi... sei corresponsabile se vengono a fucilarmi questa sera, perché siamo già fuori tempo massimo, no. Quindi ti chiedo la cortesia di essere il più breve possibile per quanto riguarda le prossime iniziative, se avete in programma qualcosa, se avete
o se non c'è niente all'orizzonte, qualche linea direttiva? No, noi abbiamo nell'arco dei 365 giorni degli impegni. Facciamo, quindi tornando all'impegno del 6, è un open day, quindi tutti possono partecipare a questa passeggiata in bicicletta, e se c'è la possibilità quel giorno faremo insieme ad un gruppo che pratica l'arrampicata questo piccolo assaggio di sport dell'arrampicata. Come dicevo prima, vorrei fare un passo indietro per riallaggiarmi pochissimo sugli aspetti. Un quarto di passo. Un quarto. Ma un giro bellissimo che noi proponiamo sempre è il giro dei tre borghi, quindi Rocca Calascio, Santo Stefano e Castel del Monte. Lo abbiamo fatto anche in notturna in occasione della festa nazionale dei borghi più belli d'Italia. Quindi eravamo in 25 in notturna sul Gran Sasso ad essere, diciamo, presenti a questa bella manifestazione. Quindi questa è anche un'altra forma di turismo che gli amministratori dovrebbero cercare di veicolare all'estero. Perché io c'ho un borgo, sì. Lui insegna a questi biker, ma io gli do un consiglio: devi anche andare a insegnare a questi che tu chiami politici. Io li chiamo amministratori perché in realtà e li devi insegnare anche a loro. Io li invito anche a loro. Io li inviterei a partecipare perché per capire che cosa siamo e cosa possiamo fare. Ma li devi andare prima a trovare e insegnare. Bisogna stanarli. Assolutamente. Allora, siamo in ritardo clamoroso. Questa sera però è stata una bellissima serata. Io ringrazio come di consueto Luciano Robottini. Ciao Luciano, ci vediamo giovedì prossimo per il post mondiale. Buonasera a tutti. Ringrazio Vincenzo Santoni, Gaetano Gazzoni e Moreno Agnellini, e poi vi do un appuntamento che riguarda gli amici del Crono Tour Abruzzo che sono venuti settimana scorsa, 28 e 29 settembre 2013, Crono Tour Abruzzo, sabato 28 settembre cronometro individuale alle ore 15, domenica 29 settembre campionato italiano cronometro a squadre WISP a Colle Corvino, assolutamente da non perdere. Prima di chiudere un saluto personale, perché oggi mia sorella è diventata dottore in medicina e chirurgia. Gli mando un bacio. Ci vediamo giovedì prossimo con Velo in diretta alle 21. Buonanotte.